Oggi un consiglio imperdibile per ritrovare la vostra positività. Benvenuti nella seconda ed ultima Books Review di novembre. Come state? Spero tutto bene. Come dicevo nell'intro, il libro in questione è un libro della mia infanzia, tanto avrete già capito di cosa sto parlando, se non altro dal titolo di questo video, che porterà nella vostra vita tantissima positività, sia che l'abbiate già letto e abbiate intenzione di rileggerlo, sia che non l'abbiate mai letto, quindi ve lo dico già adesso, super consigliato per il periodo. Pollyanna di Eleanor Ogman Porter, credo si pronunci così, perdonami se mi stai ascoltando, perdonami. Uscito in questa edizione nel 1969 per le edizioni Paoline, che credo sia anche una casa editrice che non esiste più, perché questa è l'edizione che aveva mia mamma e che mi ha ereditato. Il romanzo in sé è uscito nel 1913. Pollyanna parla, così come tanti romanzi dell'epoca, della classica bambina sfigata. Pollyanna è una bambina rimasta orfana che arriva in questo paesino manipolato dalla zia cattivissima, che appunto è zia Polly, che vive in questa bellissima villa. Quindi Pollyanna, da una vita di povertà, passa all'essere una bambina ricca in sostanza, una bambina benestante, quindi piena di vestiti, di lezioni di buone maniere, di lezioni private e via dicendo. Cose che di quelle non era assolutamente a conoscenza, e questo va ad aumentare questo suo animo sempre super positivo. Infatti, il padre le ha insegnato appunto il gioco della positività, dell'ottimismo, che è appunto il gioco di trovare anche nella situazione peggiore il lato positivo di cui gioire. E questo ovviamente per Pollyanna è uno shock di felicità e positivismo, il fatto di cambiare completamente vita per un colpo di fortuna barra sfortuna. Arriva a dire addirittura una cosa del tipo: meno male che sono rimasta orfana, così ho potuto conoscere mia zia Polly e soprattutto cambiare vita e avere tutte queste bellissime cose che molti non possono permettersi. Insomma, la vita di Pollyanna cambia, ma non solo la vita di Pollyanna, perché grazie a questa ragazzina tutto il paese, concludendo con zia Polly, riesce a ritrovare la positività e la gioia di vivere grazie appunto a tutto questo suo ottimismo. È una storia, diciamo, non scontata, perché comunque sì, si vanno ad analizzare dei tratti della società dell'epoca comunque comuni per quanto riguarda la trama storica. Però il messaggio morale è, penso, unico, il messaggio che lancia la protagonista Pollyanna di ottimismo, di trovare sempre il lato positivo in qualunque situazione, è sicuramente un messaggio importante e originale. Io questa lettura, se vi ricordate, l'ho fatta a giugno, quindi post lockdown. Avevo davvero davvero bisogno di questo romanzo, anche perché poi post lockdown sono successe altre cose negative e avevo bisogno veramente di una sferzata di positività, e questo libro mi ha regalato proprio quello di cui avevo bisogno. E infatti è il motivo per il quale lo consiglio, soprattutto adesso che stiamo vivendo un periodo di transizione, abbiamo appena superato un periodo totalmente negativo, non stiamo ancora purtroppo vivendo un periodo totalmente negativo, e quindi perché non rallegrarci con una bella lettura che ha come chiave un insegnamento importantissimo. La filosofia o sindrome, come viene detto, di Pollyanna è una malattia di cui dovremmo tutti ammalarci, perché effettivamente il riuscire a vedere il lato positivo di ogni cosa è una cosa molto importante, ed è una cosa a volte vitale che permette di vivere e di sopravvivere anche nella situazione peggiore. E quindi trovo che questo romanzo, per quanto sia un romanzo per l'infanzia, sia veramente una perla di saggezza, una perla di saggezza che può aiutare veramente chiunque o quasi a superare i momenti più difficili. Ci dovrebbe accompagnare sempre noi e chi ci circonda. Le persone negative risultano essere poi molto tossiche. È vero che la cosa migliore in realtà sarebbe trovare un equilibrio, anziché essere sempre positivi o sempre negativi, per quanto l'essere sempre positivi molte volte aiuti. Anche essere sempre positivi poi risulta essere molto pesante a livello psicologico. Quindi bisognerebbe trovare un equilibrio, ma dando maggiore spazio alla positività che alla negatività. Essere negativi comunque aiuta in alcuni casi, però essere positivi molto di più. Quello che mi chiedo io è se un gioco come quello della protagonista Pollyanna possa effettivamente
aiutare ed essere attuabile nella nostra vita quotidiana, in questo nostro presente sempre di corsa e sempre a vedere il lato negativo e critico delle cose, sempre pronto a puntare il dito contro ciò che ci danneggia, ecco, in un certo senso, anziché andare a ricercare qualcosa che ci possa migliorare, si va ad accusare l'altro di qualcosa che ci sta danneggiando. Io mi chiedo effettivamente se una persona dovesse cercare di trovare sempre il lato positivo di una data situazione, come verrebbe vista? Se questa persona tentasse di far entrare nella propria filosofia positiva anche gli altri, come verrebbe vista? Verrebbe vista come una pazza oppure verrebbe vista come una rivoluzionaria? Insomma, cosa succederebbe se Pollyanna stessa vivesse nel nostro presente? Prima di tutto io penso che verrebbe considerata un po' pazza, come anche succede in questo romanzo effettivamente. Penso che alla lunga ci si abituerebbe a questa cosa e per forza di cose ci si verrebbe contagiati da questa allegria e positività della ragazzina. Dipende da situazione a situazione, purtroppo ci sono situazioni negative che ci colpiscono che non possono essere risolte dalla positività, questo è un dato di fatto, non è possibile risolvere tutto con un sorriso, però guardare con un sorriso la vita in generale può essere d'aiuto effettivamente anche nella situazione più difficile, quindi io penso che l'insegnamento in sé possa essere traslato in un insegnamento attuale di guardare il lato positivo. Facendo un esempio pratico, nella situazione attuale nel quale rischiamo un secondo lockdown, nel quale siamo sempre lì sul filo del rasoio per tornare ad aprile 2020, io penso che il lato positivo della cosa è noi facciamo questi sacrifici per migliorare la vita non solo nostra ma di tutti gli altri. Ed effettivamente stiamo facendo qualcosa per la società, quindi dovremmo essere grati del fatto di non essere su una barella e grati soprattutto di avere questa possibilità di fare qualcosa senza fare niente, perché non è che ci hanno chiesto di salvare vite umane andandole a salvare di persona, ci hanno chiesto semplicemente di stare attenti e di rispettare le regole, quindi direi che è un lato positivo questo, molto positivo, se pensiamo a tutte le persone che effettivamente non hanno una scelta in questo senso, noi invece ce l'abbiamo, noi persone comuni ce l'abbiamo. Questo era solo per fare un esempio pratico, per farvi capire effettivamente quanto il pensiero positivo possa, anche se con fatica molte volte, aiutarci a vedere le cose nella maniera più rosea possibile. Questo è un libro, ripeto, come ho detto all'inizio del video, consigliatissimo per il periodo, consigliato anche ai bambini e ai ragazzi, perché loro più che mai hanno bisogno non di seguire l'esempio di noi adulti che spesso ci facciamo trascinare dalla negatività, ma hanno bisogno invece di essere molto positivi e di regalare i loro sorrisi e il loro vedere positivo e luminoso del futuro a tutti noi, soprattutto a noi adulti che siamo sommersi da questa vita fatta di lavoro, carriera, famiglia e relazioni e via dicendo. Abbiamo veramente bisogno che i bambini, i ragazzi leggano questo romanzo. In più, anche per gli amanti del genere storico ambientato nel Novecento, sicuramente è un romanzo molto attinente all'epoca, perché molte regole, diciamo, burocratiche e di etichetta sono interessanti e ben spiegate in questo romanzo, così distante effettivamente da quello che c'è oggi nella società, e in generale un romanzo scritto davvero bene e consigliato, una perla imperdibile, dedicategli una giornata, perché in una giornata si finisce, ve l'assicuro. Voi avete letto questo romanzo, che ne pensate? Cosa ne pensate del pensiero positivo e quale sarebbe secondo voi il destino di una Pollyanna del 2020? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un piccolo like di supporto e se pensate che questo libro possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, questa volta fatelo perché sarà molto utile, condividete questo video su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma sia stupendo, fantastico, meraviglioso e ben fatto soprattutto, sostenetemi cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanellina appena in fianco
per non perdervi nemmeno un video. Un bacione e ci vediamo alla prossima!